Mara Di Benedetto, partiamo da quanto approvato ieri sera dal Consiglio Comunale, quindi da queste novità che riguardano l'IMU. Voi siete soddisfatti dell'attenzione che viene riservata alla sua categoria, al settore dell'artigianato? No, devo dire assolutamente no, anche perché stiamo vedendo una certa lentezza. Io credo che, pur non volendo entrare nel merito del dibattito politico, una cosa va detta: ci sono due mondi diversi che viaggiano su due binari non paralleli. Uno è il mondo della politica, che va molto lentamente, e l'altro è il mondo del lavoro, che viaggia con una velocità delle scadenze da pagare. Noi già dal mese di aprile avevamo chiesto di attenzionare tutte quelle categorie che sono state costrette durante la crisi pandemica alla chiusura delle attività. In che modo? Cercando di dare un sostegno economico che riguardasse un po' un contributo per quanto riguardava i canoni di locazione. Così non è stato, ci è stato sempre detto all'inizio che si sarebbe attenzionata la categoria, poi l'assessore Bacchi ha detto chiaramente che non c'erano somme disponibili. Quindi diciamo che noi non possiamo essere assolutamente soddisfatti per come sta attenzionando questa amministrazione la problematica economica che vive la città. Voi chiedevate, diciamo, un intervento immediato, così come è stato fatto anche in qualche altro comune, proprio con una liquidità messa a disposizione dall'ente locale. Certamente, dico, se noi consideriamo che le attività sono state costrette a chiudere a marzo, sono rimaste ferme 2 mesi, il 18 maggio sono ripartite quelle attività della ristorazione, degli acconciatori, delle estetiste, 2 mesi di inattività, indubbiamente il danno economico è stato fatto. Quindi c'era una certa urgenza a sostenere da un punto di vista economico, queste attività. Siamo arrivati al mese di giugno e ancora, dico, non c'è nemmeno, da parte nostra, noi percepiamo che non c'è nemmeno la volontà da parte dell'amministrazione di venire incontro alle esigenze di queste categorie. Indubbiamente, gli altri comuni sono riusciti a reperire queste somme. Noi sappiamo che il 28 di maggio, al comune di Sciacca sono state accreditate 450.000 euro. Ed avevamo chiesto in commissione bilancio di destinare una parte di queste somme al sostegno economico di queste attività. Non ci è dato sapere, ma la risposta è indubbiamente sempre negativa. Quindi diciamo non ci riteniamo soddisfatti per niente, anche perché la situazione non è semplice, perché Stima di quante attività non riusciranno nel settore artigianale a Sciacca a superare questo anno 2020? ma guardi, noi la percezione in questa fase non la possiamo avere perché si è ricominciato nel mese di maggio con tanta buona volontà. Il conto le imprese lo presenteranno a settembre, perché superata la stagione estiva, su cui puntano le attività della ristorazione, anche del turismo, indubbiamente a settembre ci sarà un saldo in negativo, indubbiamente. Io, per quanto mi riguarda, parlando anche con le imprese del comparto produttivo, che vanno poi dalla serramentistica alle altre attività, lamentano tutti una mancanza di liquidità e mancanza anche di offerta, quindi di domanda, perché le famiglie sono anch'esse in difficoltà. Quindi aspettiamo un po' di superare questa stagione estiva. Capisco che non è facile e molte volte è anche difficile riuscire a trovare le parole per sostenere queste imprese. Perché nel momento della pandemia certamente ci si faceva coraggio, cercavamo di informarli anche su quelle che erano state le proposte e le attività della CNA a livello nazionale e regionale. Ma nella fase della riapertura, nel momento in cui tu vai a sbattere, con tutta una serie di adempimenti normativi e adeguamenti che hanno un costo rilevante nella gestione aziendale, e con la difficoltà da parte anche dell'utenza, diventa difficile sostenere queste imprese. Noi ci stiamo provando. A livello locale, certamente l'interlocutore diretto, sia per il cittadino che per le imprese, è l'amministrazione comunale. Ma indubbiamente parliamo linguaggi diversi, cioè non sappiamo, noi continuiamo a chiedere, speriamo che si trovi anche una soluzione per dare un segnale. Cioè, io dico, non ha importanza la cifra, Che vale perché tutto a quanto ha previsto lo Stato, naturalmente.
Esattamente, dico, se noi dovessimo quantificare il danno economico che ogni attività singolarmente ha subito, non ci sono soldi, dico, che possono anche equiparare. Ma dai un segnale alla ripresa, per venire incontro alla ripresa di queste attività. Così non è. Anche avevamo chiesto anche l'esenzione dei tributi locali, ma abbiamo visto ieri sera, siamo arrivati al giorno 12, il rinvio dell'IMU a settembre. Per tutti, cioè anche qui c'è da dire una cosa, le richieste che noi avevamo fatto per quanto riguardava la proroga dell'IMU a settembre doveva attenersi semplicemente a quelle attività che si erano trovate in difficoltà economica. Quindi se da un lato il comune dice che è sprovvisto di fondi economici, perché estendere questa proroga anche a chi ha la disponibilità economica a poter pagare nei tempi giusti? Quindi diciamo che c'è una scarsa attenzione e volontà, secondo il nostro punto di vista, ma non solo quello del comparto artigianale, ma di tutto il mondo produttivo.